Ben ritrovati, 8 marzo, giornata internazionale della donna, definita dai più la giornata, la festa della donna. Più che festa è un momento di riflessione su quello che la donna ha ottenuto in questi anni, i posti di potere, tra virgolette, che erano solo ed esclusivamente a repentaglio del sesso maschile. Tanti passi sono stati fatti, tante le iniziative che si stanno svolgendo già in queste ore. Noi di TRC e con il programma Infrarossi abbiamo voluto dedicare la nostra attenzione a una tipologia di donne, donne che in questo momento sono in terapia oncologica, quindi donne in stato di bisogno. È proprio a loro che la nostra attenzione è stata rivolta per poter festeggiare nella maniera migliore questa giornata. Siamo stati ad Altamura, all'ospedale della Murgia, al Pirenei. Intanto dobbiamo dire che il merito effettivo di questa iniziativa è principalmente dell'associazione Una Stanza per il Sorriso, che ha avuto, diciamo, con noi anche una forma di integrazione bella che noi abbiamo realmente sostenuto innanzitutto a partire dalla direzione aziendale, dalla direzione medica di presidio, dalla direzione amministrativa di presidio, è stata sostenuta un po' da tutti. Benvenuta nella Stanza del Sorriso, ti insegno un trucco, lo leggiamo proprio nella stanza dove siamo fisicamente oggi, lunedì 6 marzo, con qualche giorno di anticipo. Si pensa donne con donne, quindi le donne che sono insieme alle donne per un momento di solidarietà che continua tutto l'anno. Rosanna Galantucci, che cosa ci dici? Oggi è una bellissima giornata, la volete colorata di giallo, di mimosa, con un concerto. Ci sono tantissime signore, ma anche parenti, c'è anche il direttore amministrativo, i medici, insomma c'è tutto lo staff medico, sanitario, ma anche il volontariato. È bellissimo vedere questo. È bellissimo, sì, perché io sono onorata di avere intorno a me tutte queste belle persone, soprattutto le ragazze e i ragazzi volontari che sono medici, professionisti, sono estetiste, parrucchiere, fisioterapiste e nutrizionisti. Quindi che dire, oggi festeggiamo perché vogliamo rimarcare la nostra presenza per le donne, ma non solo per le donne, per i pazienti in generale, perché quello che facciamo, ci tengo a precisarlo, è sempre sotto la guida dei medici oncologi, quindi il sostegno psicofisico che noi diamo loro è stato realmente studiato e concretizzato nel benessere, ecco, che si riceve e che si riesce poi così ad ottenere nel tempo durante la cura chemioterapica. Un progetto vincente, almeno è quello che ha detto anche il direttore sanitario, l'avvocato Rachele Populizio, quindi sentirselo dire da chi rappresenta la ASL in questo ospedale, voglio dire, è una nota di gran merito della vostra associazione. Un esempio da esportare, diceva nell'intervista l'avvocato Populizio, perché ci sono altri presidi ospedalieri della ASL che chiedono di avere la stessa attenzione, la stessa attività nei loro ospedali. Lei ne sa qualcosa, è stata convocata? È stato chiesto? Sì, siamo in contatto con varie altre strutture sanitarie, con ovviamente la direzione sanitaria ci coordina e che ben venga, ci fa piacere sapere che quello che facciamo è ben visto e soprattutto vuole essere un esempio per questi altri presidi ospedalieri, quindi grazie a chi ci vuole bene, a chi ci sostiene, a chi insomma ci permette di fare del bene e soprattutto grazie a tutti i volontari che donano il loro tempo.
la loro professionalità a questa nostra attività di volontariato. Io come giornalista, quando ha detto che l'avvocato Popolizio che è un modello da esportare, ho pensato subito alla comunicazione. Sicuramente la comunicazione che la dottoressa Galantucci ha fatto in questi anni sicuramente ha funzionato. Quanto sono importanti i giornalisti, quanto è importante la stampa, quanto sono importanti i media per lei, per la Stanza del Sorriso e per chi opera in questo senso? Sì, quello che stiamo cercando anche di fare con questa nostra attività è quello di parlare di questo male buio, scuro, che fa paura, perché più se ne parla e più si sa che possiamo affrontarlo, quindi è un bene anche sapere chi abbiamo di fronte come legge di natura. Quindi la nostra comunicazione fa bene, perché tutti devono sapere che si può fare sempre di più, e voi giornalisti ci date veramente una grande mano, oltre a volerci un grande bene. Grazie. Grazie a voi. Per quanto riguarda quello che sta facendo l'associazione, è sicuramente da applaudire, da portare ad esempio di come il volontariato, che poi non è altro che diciamo il sintomo, il segno della sensibilità dei cittadini per i problemi di tutta la comunità. Questi sono malati molto particolari che hanno bisogno, e io ne parlo con molta cognizione di causa, che hanno bisogno di questo tipo di sostegno, di attenzione, perché li aiuta a stare meglio e gli aiuta a fare anche una vita, diciamo, normale, non pensare sempre a quelli che possono essere i problemi che la loro malattia gli può dare. Quello che fa la dottoressa Galantucci con le sue volontarie o volontari, perché c'è anche qualche maschietto, sì, mi hanno detto, è esportabile, anzi è da portare ad esempio, da proporre in altre strutture, perché diciamo, ci guadagna tutta la società, ci guadagnano i malati, ci guadagna l'ospedale, e soprattutto è anche un fatto di cultura. Noi non viviamo in compartimenti stagni, perché ognuno pensa al suo problema o alla sua fortuna. Noi dobbiamo partecipare di quelli che sono tutti i bisogni della società, in tutti i livelli e in tutti i campi. Senta, che cosa si sente di dire alle signore che magari sono in terapia oncologica e che ci stanno guardando per non arrivare alla Stanza del Sorriso? No, prima di tutto, come per la prevenzione, prima di tutto voglio dire di non mollare, quindi questo, perché lo spirito è essenziale nell'approccio che si deve avere per questo tipo di malattie. Non disperare, perché ora la medicina ha fatto passi da gigante, tutti i giorni ci sono miglioramenti, ci sono farmaci nuovi, tecniche nuove, non arrendersi mai e guardare le cose in positivo. Per quanto riguarda la prevenzione, e se ne parla tanto ed è una cosa che dovremmo fare tutti, ma anche da minimi atteggiamenti, anche da quello che si mangia. Purtroppo, voglio dire, siamo circondati da tanti pericoli, che minano la nostra esistenza, tra radiazioni, farmaci, inquinamento, sono tantissimi, quindi è un problema non solo italiano, voglio dire, è un problema mondiale che va affrontato ai massimi livelli. Però noi nel nostro piccolo, se cominciamo ad assumere atteggiamenti più corretti, a stare più attenti a quello che facciamo, a quello che assumiamo, dove viviamo, ce ne possiamo guadagnare tutti. Ci si può guarire? Come no? Io sono un esempio, se proprio lo posso dire, non voglio entrare nel privato, ma io penso di essere un esempio, io ne ho passate parecchie, però... Io un testimone, allora. Quindi, tranquilli, si può guarire, non tutti guariscono, voglio dire, l'imponderabile, cioè, però la percentuale di guarigione è sempre più alta, e quindi non mollare, andare avanti. Grazie mille. Niente, grazie a voi. E buon lavoro. Grazie. Tra l'equipe, lo staff di volontari ci sono tante competenze, quindi c'è la volontaria che si occupa di trucco e parrucco, c'è la volontaria che si occupa di diete, c'è la volontaria che magari si occupa anche di massaggi. Ognuno ha il suo ruolo, perché tutto l'insieme deve portare al benessere della donna che in questo momento vive in una condizione, diciamo così, di bisogno.
sogno. Allora, lei si chiama? Maria Stefania Paternoster, e sono una biologa nutrizionista. Da un anno che collaboro per questa associazione con molto piacere, perché possa essere la mia professione un'arma vincente, perché ovviamente gli effetti collaterali che si hanno con le terapie oncologiche sono differenti, ma anche semplicemente un consulto, perché comunque la vita quotidiana è sulla dai consigli, dare passo per passo, perché ovviamente insieme ai farmaci anche l'alimentazione può aiutare a essere più efficace, è indubbiamente un'ottima missione. Perché sicuramente sì, io non mi lascio perdere l'occasione, visto che lei si occupa a questo ruolo all'interno dell'associazione, di lanciare anche una dieta tipo, ma molto veloce, a chi ci sta guardando, a qualche donna che è sola in questo momento e che non ha un sostegno di questo tipo. Sì, innanzitutto parlare di dieta, magari chiarire l'aspetto di correzione delle abitudini alimentari, attenendosi insomma a uno stile di vita corretto anche dal punto di vista fisico, quindi un'attività fisica intesa una passeggiata almeno di 30 minuti al giorno può essere molto utile, con una corretta alimentazione intesa dalla mattina, deve essere ovviamente ricca sì di carboidrati, però magari più complessi, nel senso delle fette biscottate o anche uno yogurt, associata anche alla cioccolata fondente, che in alcuni casi può essere un ottimo ausilio sia d'umore, ma anche un potente antiossidante. La frutta e la verdura, ovviamente è inutile spiegare quanto sia importante, ma senza comunque esagerare, perché tutto va bene, ma anche sempre con le misure corrette. Legumi a volontà e anche carne con moderazione, perché ovviamente in questa fase può essere un acceleratore negativo. Senta, la saluto, però prima le voglio chiedere l'ultima cosa. Lei fa volontariato, si dedica agli altri, che cosa riceve? Tantissimo. A volte non è il paziente che riceve da me, ma io che ricevo da loro. È un dos-das insomma molto efficiente. Ovviamente questo serve a noi nutrizionisti per alimentare la motivazione, perché a volte abbiamo anche noi dei momenti di cedimento, perché pensiamo di voler dare tantissimo, però siamo limitati. Per fortuna la ricerca ora è migliorata, come diceva anche il dottore, le percentuali di sopravvivenza sono aumentate e questo ci rincuora indubbiamente. Se rientriamo in questa rete è una... Grazie dalla società civile per quello che fa, noi le auguriamo buon volontariato. Grazie mille anche a voi, buona giornata.
vento che mi porti dritta dritta al centro.